intasate la mail. E fu così che non vidi più neanche un messaggio. Dai, ti richiedo, vamos armando, vai. Ti dono un mini pecca, ti dono. Come un mini pecca? Basta giocare a Clash Royale, padrone. Qua c'è il tasto API. No, ok, scusate, non faceva ridere. Hey, bentornati su Clash of Clans e bentornati con un nuovo video dove vi mostro una cosa che magari alcuni di voi non conoscono. Io, quando l'ho vista, ci sono un attimino rimasto. Ah, partiamo subito così con questo abbonamento. Fadone, come si sente lei a interrompere una registrazione con 27 mesi di sub? Nel giusto. Ah, nel giusto si sente, ho capito. A posto, a posto. Ho trovato un piccolo easter egg che è una figata pazzesca. Vi faccio subito vedere. Che poi tu, Ferre, fai che dire: ah, hai trovato un easter egg. No, me l'avete segnalato voi. Ve lo ricordo sempre, ragazzi. Se volete scrivermi, segnalarmi delle cose, ve lo lascio anche in sovraimpressione da qualche parte. Ferre.community@gmail.com è la nostra mail community dove potete mandare immagini, video, qualsiasi cosa per eventualmente propormi delle idee. O se scoprite qualcosa, boh, mandate tutto lì. Mandate tutto lì. Intasate la mail. E fu così che non vidi più neanche un messaggio. Come potete vedere, oggi cominciamo con il nostro esercito. E cominciamo con una piccola modifica. Ho tolto infatti un drago elettrico per mettere un pecca. Vabbè, anche una mongolfiera. Cioè, che fai? Lasci quei 5 posti liberi. Perché un pecca? Beh, ragazzi, sembra che ci sia un easter egg sui pecca. Io adesso non l'ho ancora visto, quindi non lo so. Lo proviamo direttamente insieme, ok? Non ve lo voglio spoilerare. Pigliamo tutte le risorsine. Pigliamo anche eventualmente queste risorsine. Sì, oggi dobbiamo spingere molto con gli upgrade e anche, se possibile, con i punti del clan, perché sono fermo, ragazzi, li sto facendo con calma questi, portate pazienza. Anzi, magari cominciamo proprio qua dandoci un po' una botta, togliere 5 ostacoli, ragazzi, ce l'ho io la combo per togliere 5 ostacoli, easy peasy. Andiamo qua, facciamo viaggiare lui al volo, ok, andiamo sul notturno e li facciamo togliere. Allora, a parte che ha finito adesso l'upgrade sul notturno, ma lol, ragazzi, hanno finito adesso, prima c'erano... Vabbè, andiamo a togliere un alberello qua, vabbè. Bene, e togliamo 4 cespugli, quindi togliamo un cespuglio, 2, 3 e 4. In teoria dovrebbe bastare, infatti guardalo lì, bello preciso. Andiamo qua, rimandiamo a casa, o meglio sul principale, casa sua in realtà è qua, il builder notturno. Un po' di punti, easy peasy. E già che ci siamo, facciamo quello delle donation, dai, easy peasy anche qua. Ragazzi, richiedete al volo, vi faccio anche entrare. Svuotate gli eserciti e richiedete che vi dono. Ok, guardalo qua, bello, bello preciso, grazie Masmax. No, ti ho donato una mia mongolfiera, F. Vabbè, lol, la riaddestro. Non capivo perché non vedevo le altre truppe. Sono così abituato a donare con una gemma che dico, ma com'è possibile? Vabbè, grazie mille Fadone, altri punti così a gratis proprio. Ottieni 3 stelle con lo sputatroncoli. Ma easy, easy ragazzi. Lo mettiamo al volo in addestramentolo. E mentre si addestrola, andiamo qua sul notturno e facciamo un attacchino rapido, super fast. Ok, eccoci qua ragazzi, su bel villaggio. Villaggino bello, Dio, bello è un'altra paia di maniche. Però diciamo che poteva capitare molto di peggio, ecco, diciamo così. Mettiamo un po' di sgherrini qua. Anzi, in realtà gli sgherrini li metto su tutta questa striscia qua, se proprio devo essere sincero. Ok, metto anche qua questo, anche qua questo, ok. E un po' con cattiveria andrei con le mongolfiere. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo a bomba, ok. E 3 sgherri ce li teniamo? Why not, why not, why not. Note, teniamoceli pure. Avanziamo così, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Buono l'ingresso del mongolfiere. Anche gli sgherrini fanno il loro. Io più che altro qua sinceramente ci andrei a mettere la macchina da guerra, ma appena si calma un po' la situation, perché per come è adesso, ragazzi, non lo so. Ok, non so come ho fatto a fare questo placement. Comunque mi va direttamente sul municipio, sembra una cosa fantastica. Vado con l'abilità in questo momento, perfetto. Ok, ancora e ancora. Ancora. Vediamo un po' come ce la giustriamo. Perfetto quel placement della macchinina da guerra, ragazzi. Ma bene, sto tantissimo. Andiamo al volo a chiudere la partita. Tanto le 2 stelle abbiamo fatte. Eccole qua. E ci siamo, e ci siamo. Abbiamo questi bellissimi 3 milioni di elisir che io andrei a spendere. Andrei a spendere. In realtà non andrei a spendere. In realtà farei ancora un attacchino, sai? Perché posso farmi il pecca. Questo può essere un episodio all'insieme del pecca. Con un solo attacco in più. Ma vogliamo parlare un attimo di quello sputalava in upgrade? Dai, hai su! Suma, dai!
Questo municipio. Hola. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Andiamo a rosicchiarcela un po', ma sì. E perfetto, altra win al volo. Perfetto, benissimo. Con queste risorsine, ragazzi, ci andiamo a piazzare un bel pecca di livello 15. Sbam. Eccolo qui, bello preciso. Pigliamoci pure tutto. Boostiamo pure tutto. E torniamo sul main. Allora, visto che la macchinina da sedio non è ancora finito, andiamo al volo a farci un attacchino normale. Anzi, ma aspetta. Afadone, posso chiederti le truppe, vero? Donami un pecca, che questo è l'episodio dei pecca, Afadone. Toh, dai, ti richiedo, vamos armando, vai. Ti dono un mini pecca, ti dono. Come un mini pecca? Basta giocare a Clash Royale, Afadone. Ok, dopo aver ricevuto queste mongolfiere di livello limitato, andiamo avanti, vediamo un pochettino che cosa abbiamo qua. Vabbè, dobbiamo cercare prima, aspetta, non è il video notturno. Sto attaccando troppo sul notturno in sto periodo, mi sa. Devo fare 3 stelle però, mi sa. Qui devo cercare un debole, anche detto TH13. Attenzione, 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 attenzione. Andiamo un po' qua con un draghetto elettrico, vediamo in quanto muore, penso pochissimi secondi. Andiamo anche qua al volo con un draghetto elettrico. O in un punto o nell'altro, un po' di trappole ci sono sicuro, secondo me. Però vabbè, non lo so, non lo so. Andiamo così. Ok, andiamo così, ragazzi. Andiamo un po' allegri con tutte le truppe così. Ok. E il resto ce lo teniamo un attimo. Andiamo pure a bomba. Ok, buona, buona. Andiamo a gelare un attimino lì. Ok, buona. Furietta tattica. C'è ancora un draghetto elettrico. Andiamo a gelare un po' di più, please. Ok, andiamo a gelare anche qua. E una bella furiona. Dai, rapidi, ragazzoni. C'è il volano che rompe. Ma dove sta sto volano? Ah, è laggiù. Ah, è laggiù il volano. Ok, andiamo a infuriare anche qua. Ok, andiamo qua con i reali. Realmente, andiamo realmente con i reali, ragazzi. Fermi tutti. Abilità della campionessa bomba. Ragazzi, la vedo un po' dura qua andare a trissare. Mi sa che anche oggi qua si trissa domani. Bello il boost delle truppe del castello. Ci andava 6 ore prima, ma vabbè, dettagli. Dai che ce la possiamo comunque barcamenare. Andiamo un po' con un'abilità del king. Ma guarda che in realtà con tutti i reali ce la caviamo, perché adesso escono con le truppe del castello. C'è un pecca dentro, oltretutto, ragazzi. Sarebbe veramente un peccato perdere. Tra l'altro, mentre l'attacco finisce, vi comincio a spiegare un pochettino il aneddoto, diciamo, di questo aneddoto. Quale aneddoto? Chi è che ha parlato di aneddoto? Volevo dire l'easter egg, ok, di questo video, che riguarda appunto il pecca, come vi dicevo. Allora, il pecca, ragazzi, viene ritratto in diversi video di Clash of Clans a inseguire una farfalla. Esatto, sono state fatte anche delle action figure su questa cosa. Ebbene, adesso, ragazzi, se si addestra un pecca, guardate un pochettino che cosa succede. Prendiamo veloci il bonus. Ok, guardate, questo qua è il pecca, lo seguiamo, perché potrebbe intraprendere un atteggiamento molto molto strano. Teniamo d'occhio il pecca. Eccolo, eccolo, dove va, dove va? Aspettate, aspettate un attimo. Va nell'accampamento più in basso, probabilmente. Vediamo un attimino, ce lo studiamo un secondo, ragazzi. Mi dicono che c'è il tasto farfalla. Allora, devo andare su impostazioni. Cosa fa il pecca? Non ho cliccato niente, ragazzi, io vi giuro. Eccola, la farfalla, ragazzi, non ho cliccato niente. Guardate, c'è la farfalla lì, la vedete? E il pecca la cerca di inseguire. Raga, guardate che giri che fa per andare a prendere sta farfalla. Ed è volata via, è scomparsa. Adesso torna all'accampamento. Ma scusate, allora, altre impostazioni. Dov'è il tasto farfalla? Qua c'è il tasto api. No, ok, scusate, non faceva ridere. Ma è una cosa che succede automaticamente, tipo ogni 2 minuti, se ho capito bene. Vabbè, ragazzi, provateci anche voi. Addestrate un pecca e aspettate. Ogni tanto partirà a caccia di una farfalla. È un bellissimo easter egg, secondo me. Vabbè, facciamo così. Mentre il pecca fa le sue cose, noi cominciamo a prendere le risorse, che ne abbiamo veramente tante. Vabbè, mentre il pecca aspetta la farfalla, noi ragioniamo sulle upgrade da fare. A me, sinceramente, la soluzione migliore, ora come ora, sembra una bella bomba gigante, che è un upgrade che non ci mette tantissimo, non costa tantissimo e ci comincia a occupare un builder. Quindi andiamo pure. Prego. Mentre come secondo upgrade, ragazzi, so che non è proprio ottimale in questo periodo perché ci romperà un po' le scatole, però è da fare. Io andrei a fare un'altra caserma, sinceramente. 8 giorni, 18, 19 ore, non si va a incastrare con nient'altro. Io sinceramente ce lo piazzerei anche come upgrade, anche perché oltretutto tra poco qua finisce la situazione. Fermi, 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 sentite, sentite, sentite. È partito, è partito. Guardatelo, regà, è partito il pecca. Guardatelo, guardatelo. No, 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 no. C'è un pecca che insegue la farfalla per il villo, ragazzi. Guardalo, guardalo, guardalo. Dai, mettiti in posa.
famosa che ti devo fare la screen. Guarda, guardala, lo trolla pure. Ma è fantastica sta cosa, ragazzi. Guarda che imbruttito che è il Pekka, oh. E insomma, ragazzi, e poi se ne torna a casa sua. Vabbè, dai, è molto molto bello questo easter egg. L'ultimo upgrade lo facciamo poi tra poco. Cominciamo a farci l'attacchino. Io sinceramente punterei questo attacco all'elisir nero. Ho l'oschi progetti in testa, tutto qua dentro. Il fatto è che il Pekka, ragazzi, mentre schippa, vi racconto anche questa cosa che magari molti non sanno, cioè... Alla faccia, che cosa ho trovato? 4 difese aeree in upgrade. Signori, io ne sto trovando veramente tanti sti villi in sto periodo. Io vi consiglio di attaccare con i draghi elettrici, perché ci sono un sacco di difese aeree in upgrade. Comunque, piccola robetta prima di cominciare. Il Pekka, ragazzi, viene chiamato in realtà la Pekka. Perché? Io lo chiamo il Pekka perché sono un po' un pollo. Però, come si può intuire, non è un maschio, ma è una femmina molto probabilmente. Anzi, Supercell più volte ha fatto capire che la Pekka appunto è una femmina. E adesso sappiamo anche che ha un amore per le farfalle. È tipo il pigliamosche che si trovava su Pokémon, ragazzi. Tra l'altro, a proposito di Pekka, ne mettiamo uno qua per pulire un po', ok? E facciamo tipo così e così. E partiamo con un po' di draghetti. No, no, non è il gran sorvegliante! Ma sono un pollastro! Ma sono un pollastro! Ma sono veramente un pollastro colossale, ragazzi. No, come ho gelato! Come ho gelato alla crema, ragazzi! Alla crema, no. Alla crema, no, ragazzi, non mi piace. Oddio, mi piace in realtà gelato la crema. Andiamo a gelare anche qua. Non riesco. No, è una furia. Ma cosa stai facendo? Volevo gelare. Oh, sto facendo le schifezze, ragazzi. Scusate, mi dispiace tantissimo. Vabbè, ormai questo attacco è failato, nonostante il villo fosse senza difese aeree praticamente. Però, voglio dire, vi ho spiegato che la Pekka è appunto una femmina. Cioè, voglio dire, ne sapete una in più, come si suol dire. Attenzione, e niente, il volano mi rallenterà parecchio. Attenzione, 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 s'il vous plaît. Attenzione, s'il vous plaît. E mi sa che lì, oh, ok, riusciamo a tenercela bene. E andiamo pure con l'abilità. E mi sa che qua, ragazzi, facciamo un failone. Ma mi ero completamente dimenticato del sorvegliante. Ma che sorvegliante? Sorvegliante King e Regina, tutti reali praticamente. Vabbè, dai, ma sei proprio un pollo. Mi dissocio completamente. Spero che comunque questo piccolo easter egg vi sia piaciuto. Alla fine il video era molto nel chilling, era davvero solo per farvi vedere questa cosa. E appunto direi che possiamo proseguire con l'upgrade della caserma, come anticipato prima. Quindi 3, 2, 1 e... altra caserma di livello 15. Vamonos, eccola qui. Ovviamente tutte le questioni del caso le andiamo a spostare, sia questa qua, sia questa qua. Ok, e direi che per questo video ci possiamo anche ritenere soddisfatti. Grazie mille a tutti quanti per la visione come sempre. Un bacione grandissimo, ci becchiamo alla prossima e ciao ragazzi.